Giuseppe Congio, Alessandra Manca, Enrico Conversi, Iuri Sebastiano, Giulia Scanu, Paola Giuseppina Serra, Giovanni Egidio Muretto. Sabrina De Murtas, Giorgio Secci, Paola Carta, presente. Patrizia Carta. Buongiorno a tutti. Diamo avvio al nuovo insediamento del Consiglio Comunale. Avevo preso un po' di coraggio. Allora, diamo avvio al nuovo insediamento del Consiglio Comunale. A seguito delle elezioni del 25 e del 26 ottobre per l'elezione del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco, acquisite tutte le informazioni e le condizioni di candidabilità, di eleggibilità e compatibilità, dichiaro costituito il Consiglio Comunale. Metto in votazione chiedo ai consiglieri con alzata di mano chi è favorevole. Approvata all'unanimità. Sì. Adesso votiamo per l'immediata eseguibilità. Chiedo di alzare la mano. Approvata all'unanimità. Prima del giuramento volevo fare il discorso. Rivolgo un saluto ringraziandovi per la vostra presenza. A voi tutti i cittadini e all'autorità e a coloro che ci seguono tramite streaming. Rivolgo un saluto particolare a tutto il Consiglio Comunale, ringraziandolo di aver accettato di far parte di questo progetto, progetto Abbasanta. Un progetto da noi tutti fortemente condiviso, che ha deciso di intraprendere un impegno politico-amministrativo per spendersi direttamente e generosamente per la gestione amministrativa di Abbasanta. Ringrazio con il cuore tutti i cittadini che in noi hanno creduto, ma anche quelli che per diverse ragioni non lo hanno fatto. Sarà per noi stimolo e stimolo emotivo affinché possiate ricredervi. Il nostro progetto e il percorso che vogliamo portare avanti è per tutta la comunità. Un progetto che vuole la persona al centro, con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, ponendo al centro i loro bisogni. Ascoltarvi, favorire e collaborare con voi tutti insieme per crescere e per stare bene. Il periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia è particolarmente delicato. Vorrei rivolgere un saluto accorato a tutti coloro che in prima persona lo stanno vivendo, augurando loro una pronta guarigione
affinché stiano bene quanto prima. Un particolare grazie va ad alcune persone che ho sentito per sapere del loro stato di salute e nel rispondermi che stava procedendo bene, stava molto bene, hanno espresso a loro volta il pensiero, manifestato nei miei confronti la vicinanza e a tutto il consiglio di quanto ci stiano pensando in un periodo così carico di responsabilità. È stato emozionante perché vi garantisco che si trattava di persone fortemente toccate dalla pandemia. Ancora di più quindi sostengo che questa forma di sensibilità mi fa ricredere, ci fa ricredere che insieme noi ce la possiamo fare. Ringrazio di cuore la mia famiglia perché c'è sempre stata e c'è. Ringrazio i miei colleghi e le mie colleghe di lavoro che sono stati e continuano ad essere un continuo stimolo per questa scelta. E infine, ma non perché meno importante, concludo ringraziando Nora Velosa. Con lui ho sentito e ancora più amato il nostro territorio e il nostro paese. Grazie di tutto e buon lavoro. Come previsto al secondo punto dell'ordine del giorno, ora c'è il giuramento. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 50 del testo unico degli enti locali, il sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio. Pertanto, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il terzo punto riguarda la comunicazione della nomina della giunta comunale. Comunico al Consiglio la nomina della giunta comunale che è così costituita. Vice sindaco Giuseppe Congiu, con delega assessore, con delega all'agricoltura e al decoro urbano. Alessandra Manca, assessore con delega alle istruzioni e alla politica sociale. Enrico Conversi, assessore comunale ai lavori pubblici e alla viabilità. Sempre sul terzo punto, le comunicazioni degli incarichi ai consiglieri comunali. Gli incarichi sono stati distribuiti secondo degli ambiti specifici. Fiori Sebastiano, capogruppo, incarico con delega alle politiche giovanili e allo sport.
Giulia Scano, incarico con delega alle attività per l'infanzia e servizi di assistenza sanitaria. Giuseppina Serra, incarico con delega alla cultura e all'associazionismo. Giovanni Egidio Mureddu, incarico con delega alla disabilità. Sabrina De Murtas, incarico con delega alla comunicazione e al turismo. Giorgio Secci, con delega alle attività produttive. Paola Carta, incarico con delega al bilancio e al patrimonio comunale.